Media dopo la quarta ora di corsa 38-360, ma attenzione, è successo qualcosa di importante, la linea a Moto2 al nostro Manuel Codignoni. Eh sì, perché c'è stato un allungo di Simon Yates e contestualmente il plotone si è spezzato in più tronconi, e tra quelli che sono rimasti attardati ci sono Rohan Dennis, ma soprattutto anche Chris Froome. Ora noi siamo in coda, stiamo cercando di guadagnare posizioni, ma abbiamo visto distintamente l'attacco della maglia rosa Simon Yates, gruppo sgranatissimo, si stanno partendo veramente in fuochi d'artificio in questo ultimo Gran Premio della Montagna. Voi? E allora andiamo in testa alla corsa Moto1, che cosa sta succedendo, Massimo Ghirotto, quando mancano 17 km e mezzo alla conclusione di questa quindicesima frazione da Tolmezzo a Sappada? Vai Ghirotto. Carrano, abbiamo visto in questo momento il gruppo del Magliare, che non è più un gruppo, perché è tutto in precedenza. Non si riesce ad ascoltare con precisione l'attacco di Simon Yates, rintuzzato da Pulse, uno dei gregari di Chris Froome, che pare comunque in leggera difficoltà. È in leggera difficoltà dunque il campione britannico dopo la splendida prestazione di ieri. Adesso proviamo però a rientrare su Moto2 con Manuel Codignoni, comunque una tappa, anche quella di oggi, molto molto interessante, molto insidiosa, piena di trappole, Manuel. Piena di trappole, non a caso infatti il gruppo frazionatissimo. Noi siamo ai 2 chilometri dal Gran Premio della Montagna con la coda del gruppo. C'è Rohan Dennis in grandissima difficoltà, davanti vediamo alcuni uomini. Si sente purtroppo troppo male il ritorno, ce ne scusiamo con i nostri amici radioascoltatori. Ancora una grande prova di Domenico Pozzovivo, l'attacco ancora di Simon Yates che fa il vuoto, nessuno lo va a riprendere. Prova Pulse, si volta per vedere la reazione dei compagni di fuga, ma Simon Yates parte all'attacco, guadagna una cinquantina di metri, è un'azione importantissima della corsa, 17 km, 200 metri alla conclusione. Né Pozzovivo né il corridore francese Thibaut Pinot né Dumoulin riescono a rintuzzare l'attacco di Simon Yates, che va a mettere altri secondi, altro fieno in cascina come si dice. 17 km, 100 metri alla conclusione, nuovo attacco della maglia rosa, il formidabile Simon Yates, nessuno è in grado di rispondere al suo scatto, al suo allungo, ha già una ventina di secondi di vantaggio il corridore con la maglia rosa. Mancano meno di 15 km alla conclusione, speriamo che le moto che in salita hanno funzionato poco in discesa vadano meglio. Linea Massimo Ghirotto, perché si è appena esaurita la salita di Costa Lissoio, dove è transitato uno straordinario Simon Yates. Vai Ghirotto. E allora esattamente, Emanuele, Simon Yates che ha attaccato tutti, viaggia da solo con un 18 secondi di vantaggio su un gruppetto che comprende Lopez dell'Astana, Pozzovivo, Dumoulin, Nieve, Pinot, Carapaz. Attenzione, Froome viaggia a 50 secondi, quindi la situazione è molto complessa, molto complicata. Noi stiamo cercando un po' di vantaggio perché di fronte a noi abbiamo una discesa per poi prendere il falso piano, il lungo falso piano che porta a Sappada. Questa è la situazione, ma è ancora tutto da fare, Paco. E allora è terribile anche la montagna dolomitica, in affanno Chris Froome dopo l'impresa, la grande impresa di ieri sullo Zoncolan. Proviamo adesso a tornare in corsa per sentire cosa succede nelle retrovie. C'è Manuel Codignoni, Moto2, Francesco Angotti. Gesto di stizza di Chris Froome che lancia nel vuoto una borraccia, però c'è una buona notizia per lui perché nel gruppo è rientrato uno dei suoi luogotenenti, Wout Poels, che si era staccato in salita, è riuscito a riprendere questo plotoncino ed ora si è messo in prima persona proprio Poels a condurre il gruppo per cercare di menare l'inseguimento. Froome in difficoltà, ma è riuscito comunque a resistere, a galleggiare ed ora vedremo se riuscirà a guadagnare qualcosa in discesa. Siamo a una cinquantina di secondi rispetto a Simon Yates, questo ci comunica Radio Corsa. A voi. Contrattacco di Thibaut Pinot, la situazione quando mancano 13 km 800 metri al termine vede al comando Simon Yates, che è transitato per primo sul Gran Premio della Montagna di Costa Lissoio, davanti a Pozzovivo, Pinot, Carapaz, Dumoulin e Miguel Angel Lopez Moreno. Torniamo in corsa, Massimo Ghirotto, la situazione.
E allora siamo in discesa, fortunatamente la strada è asciutta, quindi i corridori potranno viaggiare ad altissima velocità e potranno cercare di riagganciare Simon Yates. Abbiate sentito Pinot, un ottimo corridore in discesa, si difende molto bene. Attenzione Domenico Pozzovivo, perché proprio un grande discesista non è mai in forma sbagliante, si sta difendendo alla grande, quindi avrà forse grande lucidità. Paco, ricapitoliamo la situazione: al comando la maglia rosa Simon Yates, quando mancano 13 km alla conclusione a 23 secondi il gruppetto dei migliori a 1:15, Christopher Froome che ha perso contatto dalle ruote degli immediati inseguitori. Giro d'Italia, sta volando Simon Yates verso una storica tripletta, mancano 7 km, 700 metri alla conclusione. Qual è la situazione in testa alla corsa? Con la speranza che le moto funzionino, linea Moto 1 Massimo Ghirotto. Ed eccoci, noi siamo proprio 100 metri davanti a Simon Yates. È bello vedere la maglia rosa che va veramente forte, cerca l'impresa, cerca di arrivare in solitaria, cerca di mettere più secondi dietro a Dumoulin, perché è lui l'avversario da battere, ma domani ci sarà il giorno di riposo e potrà tranquillamente recuperare queste energie che sta spendendo, e ne sta spendendo molte. Sta viaggiando a 40-42 km all'ora, non è una velocità elevata, ma è un falso piano e quindi deve cercare di gestire le forze, perché mancano ormai 7 km all'arrivo. Paico, ricordiamo la situazione: 7 km, 100 metri alla conclusione, al comando Simon Yates, ha un vantaggio di 37 secondi sul gruppettino in cui ci sono Pozzovivo e gli altri corridori di calibro come Tom Dumoulin e Thibaut Pinot, a 1:30 Christopher Froome, Aru è disperso, oltre 11 minuti di ritardo per il corridore sardo. Adesso vediamo con il nostro Brughini la nuova situazione di corsa per quanto riguarda le retrovie. Sì, esattamente, dunque andiamo subito in corsa. Abbiamo detto, vi avevamo raccontato il dramma sportivo, l'ennesimo crollo dunque di Fabio Aru, che adesso viaggia veramente dietro, ma noi andiamo nelle retrovie Moto2 Manuel Codignoni. E noi siamo proprio alle spalle del gruppetto degli inseguitori, li ricordiamo: c'è Domenico Pozzovivo, c'è Thibaut Pinot, c'è Miguel Angel Lopez e c'è anche Richard Carapazza, oltre a Tom Dumoulin. Viaggiano di comune accordo, ha provato a dare lo strappo in precedenza Thibaut Pinot, poi si è girato verso gli altri, come dire, cercate di ridarmi il cambio. Si viaggia intorno ai 40 all'ora, la discesa è finita, stanno lanciando l'inseguimento di comune accordo. Ora in questo momento cambi regolari per loro, il gruppo di Froome è dietro di noi ma più di un minuto. A voi. Quasi 6 km alla conclusione di questa bellissima tappa da Tolmezzo a Sappada, al comando Simon Yates, 42 secondi di vantaggio sul gruppetto di Dumoulin e di Pozzovivo, a 1:30 Christopher Froome. Mancano 4 km, 400 metri alla conclusione di questa fantastica tappa, dominata ancora una volta da Simon Yates, la maglia rosa, che ha quasi un minuto di vantaggio nei confronti del gruppo dei suoi più accesi rivali, da Tom Dumoulin a Thibaut Pinot a Domenico Pozzovivo. Ma andiamo in corsa dal nostro Massimo Ghirotto, quando mancano 4 km, 300 metri alla conclusione e c'è la maglia rosa in testa. È così, Massimo? Esattamente così, la maglia rosa in testa, non si nasconde Simon Yates, ha sferrato il suo attacco, vuole vincere la sua terza tappa al Giro d'Italia. Il gruppo che insegue, vale a dire Lopez, Pozzovivo, Dumoulin, Pinot e Carapazza, sono una quarantina di secondi, non riescono a mettersi d'accordo per riuscire ad andare in caccia a Simon Yates. Un Simon Yates che alterna una pedalata in salita, si alza sui pedali e poi si siede, un po' da scalatore e un po' da cronometrista, perché in questo momento è una cronometro quella che sta facendo l'inglese. Vuole mettere più secondi possibile su Dumoulin, perché è lui l'avversario di dopodomani. Guarda davanti e a volte guarda anche indietro quando si trovano dei rettilini. 4 km all'arrivo per la maglia rosa, la strada sale leggermente, siamo al 2-3%. Paico, è una tappa spettacolare, la montagna insomma non delude mai. Andiamo subito in corsa, andiamo proprio sul gruppetto degli inseguitori della maglia rosa. Per noi a ruota c'è Manuel Codignoni, Moto2.
E si viaggia ai 21 all'ora in questo momento, si danno il cambio a tirare l'inseguimento Tom Dumoulin e Thibaut Pinot. In questo momento c'è proprio il vincitore del giro dell'anno scorso, mentre c'è lo scatto, attenzione, c'è lo scatto, prova a partire Carapaz, prova a lanciare la rasoiata, vediamo se qualcuno cercherà di inseguirlo, prova a rispondere Thibaut Pinot, anche Pozzovivo, mentre c'è in leggera difficoltà Tom Dumoulin, Carapaz si accoda a Pinot e Dumoulin, mentre sembra perdere qualche istante proprio Dumoulin. Dumoulin perde contatto, lo scatto di Miguel Angel Lopez sta facendo una vittima illustre, si alza ora sui pedali Dumoulin, vedremo se riuscirà a rientrare. A voi. Attenzione, perché a 3,5 km dalla conclusione è di 47 secondi il margine di vantaggio della maglia rosa Simon Yates nel confronti del gruppetto, dove Dumoulin, come ci ha raccontato in maniera perfetta il nostro Manuel Codignoni, ha perso contatto. Il gruppo di Froome a 1,40, Aru a 13 minuti, adesso Carapaz tenterà di accodarsi alla maglia rosa, ma andiamo ancora sulla maglia rosa con Massimo Ghirotto quando mancano 3,5 km alla conclusione dell'arrivo della 15ª tappa alla Tolmezzo Sappada. Vai Massimo. È uno sforzo quasi inutile per Carapaz, perché Simon Yates sta andando veramente forte e il suo direttore sportivo, quando ha percepito che c'era Dumoulin in difficoltà, ha preso in mano la radiolina e gliel'ha trasmesso subito, e Simon Yates ha reagito, si è alzato sui pedali, in questo momento cerca le traiettorie migliori, le traiettorie più corte, cerca di limare appunto le curve, vuole mettere secondi, mani sui freni per Simon Yates, mani sul manubrio sotto per Simon Yates, e si alza sui pedali. Lui che ha vinto un campionato, anzi tre campionati del mondo su pista, oggi dimostra di essere uno scalatore veramente super. Maglia rosa, 3 km all'arrivo, Paco. Straordinario Domenico Pozzovivo. Assolutamente, adesso è proprio lui a tirare il gruppo dei fuggitivi. È una corsa rosa fantastica quella della Tolmezzo Sappada, con la maglia rosa Simon Yates che ha l'attacco a 2,3 km dalla conclusione in testa, con un vantaggio di una quarantina di secondi nei confronti del gruppettino, da cui si è staccato però Tom Dumoulin, il campione olandese che aveva vinto il giro lo scorso anno. Ma noi andiamo in corsa subito dal nostro Massimo Ghirotto, che ci racconta l'esaltante azione di Simon Yates, davvero il dominatore di questa edizione 101 del Giro d'Italia. Attenzione Ghirotto, a 2,1 km dalla conclusione, vai. E allora 2 km in questo momento per la maglia rosa, veramente potente l'azione di Simon Yates, il suo direttore sportivo lo accompagna, gli ha riferito ancora una volta, io ci sono proprio di fianco e ho Yates davanti a me a 30 metri, quindi sto godendo di uno spettacolo veramente bello. Il vantaggio sta leggermente aumentando rispetto agli inseguitori Pozzovivo, che è di 47 secondi, tratto di leggera fascio piano leggermente in discesa, 1700 metri, tantissima gente qua a Sappada. Adesso mani basse per Simon Yates, si alza sui pedali, un leggero tratto in salita, a breve ci sarà la famosa Flamme Rouge, si volta ogni tanto per percepire un po' lo sguardo della sua ammiraglia, così cerca un po' di conforto, ma è veramente poderosa l'azione, si alza sui pedali, 53-17, 53-19, scala il rapporto, una piccola rampa di 200 metri, Paco. In grandissima difficoltà dopo il capolavoro di ieri Chris Froome, 1:37 di ritardo dalla maglia rosa, in crisi anche Tom Dumoulin. Andiamo subito dunque nelle retrovie, c'è Manuel Codignoni, Moto2. Ma Tom Dumoulin sta facendo un capolavoro, sta rientrando sul gruppo, non più di 15-20 metri sul gruppo dei quattro davanti, ha sfruttato il tratto in pianura con la sua classica posa da cronoman, spalle ferme, mani strette sul manubrio, e praticamente in questo momento ci ha superato a grande velocità, e proprio in questo istante, ai meno 1500 metri dal traguardo, rientra sul gruppo di Domenico Pozzovivo, Thibaut Pinot, Richard Carapaz e Miguel Angel Lopez, che prova ad scattare proprio ai meno 1400 metri, prova ancora ad allungare, scatti e controscatti in questo gruppetto, si cerca ovviamente di mettere in difficoltà Tom Dumoulin,
che si riprende nuovamente qualche istante di distacco. A voi. D'accordo, mancano 800 metri alla conclusione per il terzo trionfo di questo grande campione, questo giovanotto inglese Simon Yates, il suo gemello Philip Yates, un altro grande corridore, ha dimostrato davvero di essere forte in salita, discreto a cronometro, bravo sul passo, insomma un corridore completo. Mancano 600 metri alla conclusione, è al centro della carreggiata, sta volando verso il terzo successo in questo Giro d'Italia che sta dominando dal primo all'ultimo metro. Ha riservato un trattamento durissimo a Tom Dumoulin, che con grande sforzo sta riuscendo nel tentativo di recupero. Tom Dumoulin però staccato di circa 40 secondi da Simon Yates, che circondato dalle motociclette dell'organizzazione si sta avviando verso la trionfale vittoria qui sul traguardo di Sappada, famosa per il grande duello fra Roche e Visentini nel 1987. Mancano 250 metri alla conclusione per Simon Yates, chino sui pedali, l'ultimo sprint, davvero una grande vittoria, non alza neppure le braccia al cielo per cercare di guadagnare secondi preziosi. Adesso ci sarà lo sprint per il secondo posto con Thibaut Pinot al comando, in seconda posizione Domenico Pozzovivo, poi Carapaz e più indietro Lopez Moreno. È uno sprint al quale si è accodato anche Tom Dumoulin, straordinario comunque questo campione olandese che sembrava in crisi, sembrava in difficoltà, è riuscito a recuperare il ritardo che aveva, un ritardo pesante. Prova a sprintare Tom Dumoulin perché sa che sono in palio punti preziosi, scatta anche Thibaut Pinot che ha uno spunto superiore al suo rivale, c'è anche Domenico Pozzovivo. Carapaz stringe alla transenna gli avversari ed è Carapaz che si classifica secondo, poi Dumoulin, poi Domenico Pozzovivo. Il finale di questa tappa veramente fantastica, vinta da Simon Yates alla media oraria di 37.994 in 4 ore 37 minuti 56 secondi. Ha vinto dunque Simon Yates, sta cercando di arrivare Christopher Froome, il suo vantaggio e il suo ritardo è già superiore al minuto. Lopez Moreno confermo in seconda posizione, poi terzo Tom Dumoulin che guadagna 4 secondi via buono, quarto Pozzovivo, quinto Carapaz, sesto Thibaut Pinot. Grande vittoria di Simon Yates che rafforza la sua posizione di leader della classifica della maglia rosa e adesso il suo vantaggio nei confronti di Tom Dumoulin è di ben 2 minuti e 11 secondi.